Signore e signori, buonasera, Trapani, buonasera, amici turisti, buonasera a tutti e benvenuti a questo tradizionale concerto di Ferragosto in onore delle feste patronali qua di Trapani. Buonasera anche agli amici che stanno dietro di me. Bene, e oltre a dire buonasera devo dirvi anche buona Pasqua. Buona Pasqua perché viviamo la seconda Pasqua dell'anno, la prima è quella invernale, quella di Gesù risorto. La seconda è proprio quella di oggi, la Pasqua della Madonna. Oggi Maria viene assunta in cielo in anima e corpo e quindi è la nostra Pasqua. E noi siamo orgogliosi come banda musicale Città di Paceco venire a Trapani per due Pasqua all'anno. Noi facciamo la Pasqua invernale con la processione del Cristo risorto dopo i riti della Settimana Santa e facciamo la Pasqua estiva in questa giornata così bella con queste luci che danno gioia e trasmettono tanta spensieratezza. Questo è quello che noi vi auguriamo in questa nostra serata, che sarà una serata abbastanza ricca di musica. Faremo tanti generi musicali, quindi vi invito a poter stare con noi fino alla fine. Poi ascolteremo anche il saluto del nostro carissimo parroco Monsignor Adragna e anche dell'amministrazione comunale, a cui già va il nostro ringraziamento per il patrocinio. Abbiamo voluto iniziare con l'inno nazionale per augurare a tutti quanti, a tutta l'Italia, una buona Pasqua estiva, ma anche una grande pace, una grande serenità, perché in questi tempi ne abbiamo tanto di bisogno. Bene, adesso partiamo con un compositore del 600, un grandissimo compositore, Johann Sebastian Bach. Di lui vi faremo ascoltare una melodia che è molto famosa. Mi ricordo io da ragazzina al conservatorio, appena abbiamo sentito questa melodia, subito il professore ci diceva come si chiama e noi abbiamo detto la sigla di Quark, perché è resa famosa tramite la sigla di Quark. L'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach. Buon divertimento e buona serata a tutti.
Bene, adesso prima di passare al secondo brano in programma, desidero invitare Monsignor Adragna per un saluto. Accogliamo con un applauso e ringraziamo anche il comitato delle feste patronali che ogni anno ci inserisce nella sua